Buongiorno a tutti, oggi continuiamo con la serie di interviste per il nostro canale YouTube Equilibrio Instabile Blog. Oggi siamo con Giovanni Del Ponte. Ciao. Grazie per la tua disponibilità. Adesso grazie parto con due note biografiche e poi partiamo con le domande. E Giovanni Del Ponte è un apprezzato scrittore di romanzi per ragazzi. Ha pubblicato diversi libri, diciamo che la serie più importante è quella degli Invisibili. Sì. Che è stata anche poi pubblicata in diversi altri paesi, poi dopo ti farò magari due domande su quali paesi sono, perché è una cosa che mi ha sempre incuriosito questo aspetto qui. E, adesso tratteremo alcuni argomenti che vengono trattati nei suoi libri, perché i temi sono vari e c'è un tema che è particolarmente d'attualità, che è quello dell'ambiente, che anche grazie a Greta Thunberg negli ultimi mesi se ne è parlato molto e tu sei stato uno degli attori, diciamo, di persone che si occupano di cultura che ne ha parlato già in tempi non sospetti, perché questi libri già diversi anni fa trattavano questi aspetti qua. Adesso partiamo da una domanda generale. Ti rivolgi a un pubblico di ragazzi, adolescenti. Volevo sapere, visto che è un pubblico particolarmente difficile, come si può fare a carpire l'attenzione di un pubblico di questo genere per uno scrittore? Mamma mia! Partiamo subito con una cosa semplice. Esatto. Anche perché quando ho iniziato io nel 2000, sì, credo che fosse più facile per uno scrittore adulto, perlomeno, riuscire a raggiungere i ragazzi. Perché quando iniziai, i ragazzi erano molto più simili a come ero io alla loro età. Okay. Perché non c'erano i social media, certo, per esempio, e le cose che guardavano potevano essere simili alle cose che guardavo io, quindi si servivano soprattutto della televisione, certo, per cercare le storie. E, leggevano ancora fumetti, mentre invece ho il timore che il fumetto sia una delle forme d'arte che più sta rischiando di, non dico scomparire, perché non credo che le forme d'arte possano mai scomparire, però purtroppo con il fatto che non è mai stato sdoganato dalla scuola, il fumetto, certo, ho l'impressione che venga, sia, tende a essere sì, un po' bistrattato, abbandonato, sì, certo. Che diventi sempre più un settore di nicchia. Esatto, mentre invece io ho iniziato a leggere fumetti che leggeva addirittura, sì, mio padre negli anni, okay, magari negli anni 30, sì, no? Sì, Flash, sì, Gordon. Certo, sì, c'era meno stacco. Adesso poi diciamo che è diventato tutto talmente veloce nel campo della comunicazione che bastano 5-10 anni per stravolgere tutto, invece magari ancora per la nostra generazione anche ciò che guardavano i nostri genitori una ventina di anni prima, a noi sembrava già qualcosa di strano, ma non era così lontano come può sembrare adesso per un ragazzo i fumetti di 20 o 30 anni fa. Tutto molto più inoltre veloce. Non so se anche tu avevi allora questa percezione, però penso che per noi fosse degno di particolare rispetto qualcosa che proveniva dal passato. Sì, è vero, c'era anche un po' questo timore reverenziale. Esatto. Che oggi non c'è più. Okay. Ha dei vantaggi questo, ma certo, anche degli svantaggi. Sì, si rischia un po' di perdere. Esatto, soprattutto perché magari si perdono certe cose. Certo. Allora, se tu, diciamo, per cercare di chiudere questo argomento qui, ecco, se tu dovessi dare un consiglio a un giovane scrittore che volesse così cimentarsi un po' con il settore dei ragazzi, dicesse come eri tu a inizio carriera, cosa potrebbe fare per avvicinarsi a un pubblico sempre così esigente? Cosa intendi per giovane scrittore? Come un giovane scrittore intendo una persona magari sotto i 30 anni, sotto i 30, o magari 25-30 anni, che dice mi piacerebbe Penso provare. Che senz'altro sarebbe più vicino il giovane scrittore rispetto a quello che certo. Sono io oggi. In termini sì, solo anagrafici. Esatto, quindi a livello di feeling, di interessi, senz'altro sono già naturalmente più predisposti rispetto, certo, a uno della mia età. Io ho 54 anni. Quindi, che non si direbbe. Però purtroppo ci sono. No? Però tu dici lo stacco, magari quando gli anni iniziano a essere tanti non è facile rapportarsi con coloro, esatto, che hanno, quindi, i gusti cambiano. Da quel punto di vista, senz'altro, di stare tranquilli perché partono avvantaggiati. Partono già bene. Sì. Ecco. Dopodiché, quindi, i consigli che posso, certo, dare sono quelli generali, cioè parlare di tutto,
Ragazzi, secondo me si può parlare di tutto, basta utilizzare un linguaggio adeguato, che può essere adeguato in termini non presentare situazioni, cioè troppo, in maniera troppo forte forse, certo. Per i ragazzi più giovani. Però non tralasciare queste stesse situazioni, okay. E quindi bisogna rimanere in equilibrio, sì, il modo, insomma, i temi si possono, sì, affrontare, ma il modo deve essere un po' tarato sull'età del lettore, cioè. Però il linguaggio riguarda anche le parole che si possono usare, perché, certo, sembra che questo spostamento verso il video, sì, dei ragazzi, sì, piuttosto che non la, certo, la lettura come una volta, porta al fatto che probabilmente hanno una grammatica e, sì, e una capacità di comprendere e apprezzare i video superiore rispetto, certo, a quello che avevamo noi alla loro età, ma inferiore per quanto riguarda invece, sì, il vocabolario, cioè, esatto, della lingua italiana, del libro e di tutto ciò che è testo scritto. Quindi bisogna anche in questi casi, certo, rimanere in equilibrio tra parole non banali, certo, ma non desuete, cioè non superate, non, certo, troppo abbandonate, certo, perché sennò si potrebbe provocare l'allontanamento, perché l'Inter viene la diffidenza magari, certo, perché sì, un lettore, no, può dire... Non questo è facile. Per me è troppo. Esatto, bisogna rimanere in equilibrio, insomma. Poi ti volevo chiedere una cosa che mi incuriosiva, perché il mestiere dello scrittore è un mestiere particolare. Allora, chi non è uno scrittore si chiede: come ti organizzi quando devi scrivere un qualcosa? Com'è la giornata tipo? Scrivi molte ore? Scrivi in certe ore della giornata? Cioè, quando scrivi, come ti organizzi? Se posso avere tutta la giornata a disposizione, allora cerco di adottare anche una dieta adatta a stare magari seduto tante ore al giorno, okay. E quindi anche quello sì, mi alzo abbastanza presto, faccio una colazione leggera, poi faccio una, se sono in montagna, mm-hmm, che per me è un luogo particolare, sì, senz'altro, ma anche perché non ho internet, certo, non ci sono televisore, esatto, non ho telefono, e quindi quello è un ambiente ideale per me. Allora faccio già una passeggiata al mattino presto, okay, poi faccio pasti, quindi leggeri, sì, verdura, e cerco quindi di lavorare soprattutto al mattino, okay, e al pomeriggio magari rivedo certe quello cose che ho scritto, fatto, ma non rivedo troppo, nel senso che trovo che abbia ragione quello che dice Stephen King, sì, cioè che la prima stesura del libro dovrebbe essere il più possibile buttata giù, mm-hmm, perché il rischio di correggersi già mentre stiamo scrivendo, okay, può portarci a intanto continuare, sì, a correggersi, certo. Io per esempio, sì, che sono... Poi inizi a correggere la correzione, esatto, iniziano a venire ancora più dubbi. Esatto, io per esempio in questo senso correggerei all'infinito, nel senso che cerco sempre di togliere il maggior numero di parole possibili, di trovare la parola più giusta possibile, eccetera, perché do per scontato che se sono riuscito a ottenere la parola giusta, sì, meno parole, la storia arriva prima e quindi il lettore ha più facilità a rimanere, certo, dentro la storia, no? Sì, sì. E quindi sì, rivedo le cose che ho scritto, ma non troppo, e quindi cerco di scrivere, di andare avanti il più possibile nel minor numero, okay, di giorni. Sì, sì, sì. Se invece sto tenendo degli incontri nelle scuole, sì, allora cerco ovviamente... Certo, ti organizzi, in base mattina sei impegnato. Al lavoro, esatto. No, mi è incuriosito questa cosa della dieta. Idea per il prossimo libro. Dieta dello scrittore. Beh sì, non sarebbe, bisognerebbe questo fare... Mi piaceva, non pensavo che ci fosse anche quell'aspetto lì, ma anche il mangiare, anche il cibo è importante. No, bisogna pensare poi anche all'ergonomia, cioè come stare davanti al computer, certo, la non distanza. Anche dopo, perché sennò, esatto, è più l'impegno a stare dritti e pensare alla propria postura che quello che uno... Esatto, io per esempio porto gli occhiali, ci sarà un motivo, forse non lo faccio tutto correttamente, o vabbè. E poi per concludere volevo farti una domanda su un tema che so che ritieni importante, anche secondo me è un po' sottovalutato, anche se per fortuna, come dicevamo, nel 2019, l'anno passato, è stato l'anno un po' dell'ambiente di cui si è iniziato a parlare, anche se purtroppo si vede che coloro che veramente contano ancora un po' ignorano le proteste, soprattutto i giovani, stanno portando avanti.
Volevo chiederti un po' come si può fare per la letteratura in genere, le forme d'arte, soprattutto la letteratura per ragazzi, cercare di sensibilizzare su questo tema che è molto importante. Allora, come si può fare per cercare di incuriosire e far capire che è un tema che riguarda tutti? Tu come fai? Guarda, quando ho pubblicato, penso che tu ti riferisca soprattutto all'Enigma di Gaia, che è la quarta avventura degli Quello sì. Invisibili. Poi anche Acqua Tagliente, anche per, in un altro modo per l'acqua, era inerente anche quello, però non lo so, secondo te qual è il metodo? Ecco. Allora, quando l'ho pubblicato nel 2005, nella prima edizione Spelling & Kupfer, la situazione era molto diversa perché quando incontravo i ragazzi nelle scuole, non sembrava ancora che ci fosse un particolare interesse o una particolare consapevolezza da parte dei ragazzi. Oggi tutto questo è cambiato, come hai detto giustamente, ma i ragazzi ce l'hanno come la consapevolezza, sono gli adulti piuttosto che faticano a essere risvegliati e secondo me non perché non sappiano le cose, cioè, credo ci sia dietro un calcolo di qualche genere. E quindi in questo senso, cioè per sensibilizzare i ragazzi, Sì, tu dici, sono abbastanza ormai sensibile. è i Però Fridays. sensibilizzare gli over 30, come possiamo fare? Esatto. Un bel problema, eh? Perché sì, esatto. Ma in ogni caso penso che una storia serva sempre a entrare in una determinata situazione, a calarsi nei personaggi e quindi sperimentare certe situazioni più che non leggendo un saggio, per esempio. E quindi sia sempre utile comunque per fare esperienze e quindi senz'altro più storie ci saranno che ci faranno fare esperienze nel senso della salvaguardia ambientale e non solo, ma anche verso gli animali, per esempio, visto quello che sta accadendo in Australia, che stanno morendo tutti questi animali, penso che più aumenterà la nostra consapevolezza, perché il punto è sempre. Si rivolgersi allo stesso modo anche verso gli adulti, Sì. diciamo come idea, cioè fare produrre dei libri o se no dei film o tutto ciò che è inerente all'arte, però che possa anche colpire il pubblico adulto, perché è quello Sì. che è meno sembra sensibile per adesso a Sì, questi temi. il punto è che anche in questo caso bisogna stare in equilibrio, cioè l'ideale sarebbe che l'opera fosse sempre creata dall'autore per una sua esigenza personale. Sì, non solo didattica, ecco, questo non Esatto, avrebbe perché senso. il rischio può essere di creare Essere un po' l'opposto, pedanti, esatto, perché poi. respingere verso i temi, verso Esatto, se ne dei temi. potrebbe anche parlare troppo. Certo. In questo senso, ci sono ormai un proliferare di opere. Sì, poi si rischia anche di essere troppo esagerati nel trattarlo, magari si E può rischia di stancare, stancare le perché cose. purtroppo anche ogni cosa ormai, in quest'epoca dell'informazione e della comunicazione, è diventata un prodotto. E quindi anche il discorso della salvaguardia dell'ambiente è un prodotto vendibile per certi versi, anche se è brutto da dirsi, ma anche la stessa Greta Thunberg ha bisogno di essere vendibile nel senso di essere di raggiungere facilmente nel suo modo di comunicare e quindi è stata molto brava in questo, ma secondo me aveva una sua predisposizione nell'utilizzare sempre poche parole molto chiare e molto, Precise, molto dirette, no? E quindi a sua volta, volenti o nolenti, è diventata un prodotto, la stessa Greta. E tant'è vero che molti, pur non conoscendola, ormai se ne sono fatta un'opinione, il che può essere rischioso perché può essere un'opinione sbagliata. Grazie allora per queste cose interessanti che ci hai Grazie detto. Ti ho dato l'idea per un libro a voi. sull'ambiente, però per gli adulti. E che parli Qua anche un po' di ormai è alimentazione. anche un po' di. Ma perché un altro sull'alimentazione? Sul Io ti ringrazio Grazie perché ci dai sempre degli spunti particolari anche su questi temi qua importanti. Grazie per la tua disponibilità. E noi vi diamo appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti. Ciao.